utilizziamo sempre, no? Per informare in una maniera più giusta, più corretta, e non solo a livello medico, ma anche scientifico. Assolutamente. Questa sera si parla di cardiopatia ipertrofica e fisiopatologia. La diagnosi, ecco, qual è la diagnosi, i trattamenti poi Perfetto. Allora, io preferirei parlare di cardiomiopatia, perché la cardiopatia non è una alterazione genetica del muscolo cardiaco, ma è dovuta a pressione alta e qualsiasi altro tipo di patologia. Stasera invece noi parliamo della cardiomiopatia ipertrofica, che sono due cose completamente diverse. La cardiomiopatia ipertrofica, come dirò questa sera, per un 30% è dovuta a dei fattori genetici, per il resto, per i due terzi invece non si conosce la causa. È proprio questo che diciamo dà una spinta, uno stimolo a conoscere di più. E questo stimolo e questa spinta sostanzialmente il mondo scientifico se lo sta chiedendo da diversi anni. Ma perché? Perché ha un senso il chiederselo. Nello sport ci sono giocatori agonistici che magari hanno questa patologia e che magari non lo sanno. Fanno le partite, dice, ma com'è possibile? Non vengono studiati prima l'eco? Sì, però alcune volte sono localizzate queste ipertrofie in zone che all'eco non si vedono e bisogna fare una risonanza. Quindi molto probabilmente quelli che muoiono di morte improvvisa durante uno sport agonistico sono quelle persone che sono non sono state etichettate. Ecco, nel mondo del calcio, mi scusi dottore, nel calcio, nella pallacanestro, nell'atletica, cioè sono tutti quegli sport agonistici che fondamentalmente devono essere assolutamente studiati molto bene e con una certa competenza. Quindi questa sera il nostro obiettivo è quello di spiegare che cos'è la cardiomiopatia ipertrofica e come bisogna curarla. Questo è il senso della nostra discussione. Certamente sarò molto breve, nel senso che darò la possibilità alle persone di fare un dialogo. Ecco, le chiedo questo, è una patologia che può colpire chiunque. La prevalenza è 1 su 500. Un paziente su 500. In una popolazione generale, attenzione, perché poi questa patologia è stata molto ristretta e curata in centri di ricerca. Ovviamente più si restringe il campione, più la prevalenza aumenta. In questi centri di ricerca la prevalenza è di 1 a 200, non nella popolazione generale di 1 a 500. Però comunque diciamo che ha senso parlare di questa patologia proprio perché ci sono dei morti durante lo sport agonistico. Poi farò la differenza tra agonistico e non agonistico, è la vita quotidiana. Però ecco, è questo il problema.